centrodestra che qui ha un forte insediamento sociale che governa tutte le più importanti istituzioni della Lombardia, di cui il formigonismo è l'espressione lombarda, ha perso qui la capacità di governare lo sviluppo della regione. Non ha più quella forza di innovazione che poteva avere nella sua parte iniziale, e oggi, consentitemi di dire un'espressione un po' forte, ma insomma, vive ammanettato dalla Lega. Negli ultimi 10 anni la Lombardia cresce meno, il PIL della regione Lombardia cresce meno di quanto cresce il PIL dell'Italia. Il saldo non è positivo, se lo si confronta minimamente non alla Baviera, ma se lo si confronta alla media nazionale o se lo si confronta ad altre regioni come la Puglia, come il Veneto, come il Piemonte. Credo che in questa campagna elettorale ci sia, e questo sarà il mio impegno, il mio obiettivo, quello di dare un contributo, di dare un contributo per il rinnovamento della politica lombarda, per un miglioramento del sistema di governo della Lombardia. Questa è la mia disponibilità. Nei prossimi giorni aprirò una fase di incontri, di consultazioni, di verifiche con le forze politiche, a partire dal Partito Democratico, dall'Italia dei Valori, dalla Sinistra e Libertà, che costituiranno l'asse portante, mi auguro, della coalizione che dovrà sfidare la centrodestra, e allargando, poi cercando di costruire attorno a questo un consenso più ampio di forze, proprio perché sono convinto che sul tema del rinnovamento e sul tema di una Lombardia che chiede di più, che ha bisogno di più e che forse si merita di più, noi possiamo costruire davvero un'alternativa di governo. Per quanto riguarda l'UDC c'è un grande interesse, non solo lombardo, ma credo sia un grande interesse nazionale rispetto alla strategia dell'UDC e alle possibilità di alleanza. L'incontro sarà sicuramente uno degli incontri che io faccio. Con la Fondazione Comunista credo che l'incontro ci sarà. Credo che sia sbagliato negare se c'è la loro disponibilità, la mia ci sarà tutta a fare un incontro con le Fondazioni Comuniste, ma credo che non ci siano le condizioni per un'alleanza con le Fondazioni Comuniste, per una semplice ragione, che abbiamo obiettivi diversi. Credo che ci sia una ripresa di attenzione rispetto anche al recupero dell'area del non voto, quindi io credo che sarà compito anche di una competizione elettorale che sia fatta sulle cose. C'è un pezzo importante di welfare e di politica che riguarda non solo il mondo del lavoro, le imprese, ma che riguarda anche le persone. Io penso che gli interlocutori prioritari saranno i protagonisti del mondo del lavoro. Mi sembra che la candidatura di Penati sia la migliore che il Partito Democratico potesse mettere in campo. Attorno a questa candidatura dobbiamo lavorare nei prossimi giorni per creare un vasto schema di alleanze e per poter dare da subito battaglia a Formigoni. Formigoni governa da 15 anni, se dovesse vincere servirebbe un ventennio formigoniano e Formigoni sarebbe più simile a un sultano orientale che non a un presidente di una regione dell'Occidente. Quindi dobbiamo fare di tutto perché attorno alla candidatura di Filippo Penati cresca il consenso dei cittadini lombardi, delle imprese, dei lavoratori per cogliere un successo importante il prossimo fine di marzo.